quarta edizione del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo a San Mauro Castelverde. Un'edizione per noi molto importante perché da quest'anno, insieme alla poesia, abbiamo affiancato anche la musica e il cinema. Perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto per poter parlare a tutte le generazioni, dai più piccoli a quelli un po' più avanti con l'età. Crediamo fortissimamente nel significato sociale dell'arte e crediamo che l'arte in un piccolo paese possa innescare dinamiche di crescita culturale fondamentali anche per generare ricchezza, per generare cultura, per generare coscienza di luogo e consapevolezza. Premio Opera Prima significa un riconoscimento molto importante per la prima raccolta che ho scritto, Umanità Gallina, edita da RP Libri, è uscita nel 2023 e quindi è anche un riconoscimento che è uno stimolo a continuare a scrivere, è uno stimolo a credere anche nei propri versi, nel messaggio che la poesia lancia. Ed è qualcosa di assolutamente inaspettato, veramente non pensavo di poter ottenere questo riconoscimento con la mia primissima raccolta poetica. Il Premio Prestigiacomo per me è stata veramente una grandissima opportunità. E oggi sono arrivata a San Mauro e ho pensato, vedendo proprio il paese, ecco dove ti porta la poesia. Proprio in modo inaspettato, queste sono anche le vie dei versi, le vie della lettura. Le vie che portano anche degli incontri umani, quindi è un premio che mi ha dato anche l'opportunità di viaggiare e di soprattutto incontrare delle persone. E pertanto questo penso che sia già il premio nel La quarta premio. edizione del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo rappresenta il fiore all'occhiello delle iniziative della stagione estiva di San Mauro Castelverde. L'investimento culturale per noi è un momento fondamentale, significativo, perché soltanto con la cultura si può cambiare. Noi riteniamo che questo premio, che ogni anno riesce ad avere oltre 200 partecipanti, oltre 200 adesioni, rappresenta un momento importante e fondamentale per il riscatto e la rinascita del Sono paese. molto felice che il libro abbia ricevuto un premio, sia perché sono siciliana, sia perché dentro il libro ci sono le Madonie, ci sono i Nebrodi, ci sono i luoghi che sono sicuramente cari a noi isolani. È un riconoscimento di grande importanza per me, è stato un piacere riceverlo e soprattutto è stata una gioia conoscere questo paese ricco di storia così straordinario, davvero. Il mio libro si intitola Asciame ed è pubblicato dalla casa editrice Arcipelago Itaca di Danilo Mandolini e parla di una sciamatura, la sciamatura di una parte delle api di una colonia che insieme alla vecchia regina decidono di abbandonare appunto la vecchia colonia per andare a rifondarne un'altra altrove, nel segno dell'alterità e della condivisione e della rifondazione della società da un punto di vista non solo poetico, ma anche etico, linguistico, legato anche a un significato ecologico del libro. Maria Grazia Insinga è stata premiata per il libro Asciame, pubblicato da Arcipelago Itaca. Perché così è stato descritto dall'accusa. Sentite, così siete stati descritti dall'accusa. Mi sembra più che altro un importante atto di responsabilizzazione del lettore, nel senso che l'odierna imputata, nel tentativo, devo dire anche ben riuscito, Iniziamo di. subito col primo capo di imputazione. Abuso della credulità popolare, articolo 661 del codice penale. Per avere l'autrice sottoposto e fatto acquistare la propria opera a lettori ignari e sprovveduti, mimando contenuti oracolari che in realtà, se poi disvelati, non trasmettono alcuna verità superiore, ma si rivelano semplicemente vuoti estetismi, virtuosismi della parola, cagionando
ovviamente un arricchimento personale all'autrice e anche un certo turbamento dell'ordine pubblico. Io prima di passare la parola